Che è successo? Quello che non volevamo succedesse è successo. Cavolo, sì. Ci hanno sgamati a volare il drone. Ci hanno sgamati a volare il drone, quindi... In conseguenza hanno chiamato sono qua. I rinforzi. Hanno chiamato i rinforzi, e dovrebbe... Hanno chiamato anche la polizia. Dovrebbe venire a momenti la polizia. Vediamo che ci dicono. E tutto questo per prendere il contenuto per... Per voi. In quarantena a casa. Sì. Lo porto su Emotion, Sì, no, quindi veramente, raga, lasciateci sto like perché c'è... Ma adesso verremo arrestati, quindi cioè... Non so se è meglio venire arrestati, a meno che c'è una notte in prigione, oppure dobbiamo pagare la fine. Magari la fine costa più a sto punto. Sì, infatti io vado in prigione a sto punto. Una notte, cioè, mi danno qualcosa da mangiare gratis, così non spendo i soldi qua. Che palle, zio. Cioè, ho proprio rovinato la giornata. Vediamo come va. Questo è quando dici, ma perché non abbiamo rispettato le regole? Se non li puoi. Siamo qua da 4 ore, c'è sta la tipa o il loro tipo religioso che sta cantando. 4 ore, raga. Non abbiamo fatto niente di così serio, però ci stanno facendo aspettare, ci stanno facendo pesare. Raga, vi faccio un aggiornamento dalla macchina. Ci hanno finalmente lasciati andare. Abbiamo dovuto, volevamo pure tenere il telefono di Sammy, ma abbiamo girato la carta. Che chiaramente come fai a contattare la famiglia sta in Italia c'è il coronavirus, abbiamo provato a spingere sull'empatia, ci hanno fatto aspettare 6 ore. 6-7 ore, cioè sono le 8 e mezza. Lunghissimo veramente, raga. Per una cosa così piccola, ci hanno pure detto che dobbiamo tornare domani. Quindi domani dobbiamo tornare, speriamo che non ci facciano pagare troppo di multa. Questa non ci voleva, diciamo, non ci voleva proprio, ci ha rovinato oggi, ci ha rovinato domani per un errore nostro, quindi questa è un'ulteriore cosa, tipo rispettate le leggi, le regole, dovunque andate, che non si sa mai se decidono di fare gli stronzi come hanno fatto con noi oggi, hanno fatto veramente gli stronzi. Sì. E vabbè, noi torniamo a casa adesso, buttato via tutta la giornata, non ho fatto il lavoro che doveva. Non gli ha detto che hanno la Canon, che c'ha la SIM card. Sì. Quindi si sono mantenuti la Canon perché quello che ci ha presa una certa ha deciso di mettere tutte le cose che lui voleva insieme, quindi ha detto la Canon, fare foto, lo ficco insieme al drone e lo prendiamo con l'evidenza. Chi ha cellulare perché le voleva, roba così. E quindi non abbiamo nemmeno la Canon con la carta, quindi con tutto il footage. E vabbè, raga, guardiamo il positivo, poteva succedere molto di peggio. E speriamo solo che domani non ci ammazzi con la multa. E noi torniamo a casa, io ho mangiato pochissimo oggi, quindi c'ho un sacco di calorie, non vedo l'ora di ordinarmi qualcosa perché tutti i ristoranti sono chiusi, quindi si può solo ordinare. E non ci voleva, ma andiamo avanti. Stai proprio indossato tipo ridicolo. No. Si vede. Agi, siamo il giorno dopo. Allora, raga, Madonna. Il giorno dopo sono le 11. Sì. Noi siamo andati in commissariato di polizia alle 9. Alle 9 di mattina, sì. E perché ci hanno detto ieri che dovevamo tornare stamattina. Poi stamattina ci hanno fatto andare dal capo generale. Sì, non si è capito. Che però non ci ha cagato di pezza. Per niente, ha mandato il segretario. Sì, praticamente quando siamo arrivati ci hanno detto che avete fatto. Noi abbiamo detto il drone. Sì. Ma quello non ha capito il drone. No, quello ha capito che abbiamo drinks, quindi bevuto, sì. E drugs, sì. Le droghe. Quindi tipo è rimasto un po' scioccato, tipo ci ha accompagnato sopra come se fossimo i peggio criminali. Sì. Poi è andato al generale, è tornato e ha detto, quindi avete fatto solo drinks o anche fighting? Sì. Tipo noi tipo, no sì. Il drone. No, solo il drone. Quindi ho fatto, il drone. Allora, flash forward un'oretta. Sì. Noi a convincere che tipo non avevamo fatto niente di male, non lo sapevamo, non avevamo i permessi, ma non lo sapevamo. Avevamo pure preso la Canon, questa settimana adesso se la volevano tenere. Sì. A una certa lui ha deciso se la teneva. Noi abbiamo supplicato dicendo che non ha senso perché il tipo... ci aveva praticamente messo tutte le cose che voleva lui insieme nell'evidence, la Canon non c'entra niente. Finalmente il karma ci è andato bene stavolta. Sì, perché abbiamo fatto beccato uno con le cose migliori, sì, abbiamo beccato uno molto simpatico che ci ha aiutato abbastanza. Sì. E quindi ci hanno ridato la Canon, ridato il telefono, si sono tenuti il drone. Ok, ci sta, accettabile. E si sono tenuti il mio cavolo di caricatore per il cellulare per qualche motivo, non si è capito. Si è capito. La cosa più divertente era la faccia del poliziotto quando tipo stava controllando il footage. Sì. E sono iniziate a partire tutte le cose, fisica, update, da Salimo. C'era tutto Giulio nudo praticamente, che infatti era un po' scioccato. Però sì. Vabbè, ragazzi, la cosa buona è che dai, ci è andata bene. Sì, mamma mia. E tutto questo è divertente per prendere contenuti per voi. Per voi, per fare dei drone shots carini così che metto durante il video. Se non ci
lasciate un like per questo. Cioè, veramente, 30.000 like voglio, perché mi sono... per fare un drone shot, che palle, cioè, veramente, dai. Però ci è andata bene, insomma. Sì. Siamo... Dico un'ultima cosa. Vai. Praticamente qua chiuderanno gli aeroporti dopodomani. Oggi? Domani, il 25, sempre. Sì, noi stiamo registrando il 24. E quindi... Quindi che succede? Non lo so. Non sappiamo nemmeno se vogliamo tornare, non sappiamo se possiamo. Sì. Ora oggi faremo un lavoro e ci vediamo tutto questo per capire bene qual è la scelta migliore. Sì. Dai. Almeno abbiamo la Canon per finire. Che bello tenere la Canon in mano, veramente. Ragazzi, siamo tornati a casa, Sammy si è già messo a editare. Che dobbiamo mettere un video oggi e vi faccio vedere un attimo la mia postazione. Qua inizio a fare un po' di lavoro, iniziando con le email e tutti i programmi personalizzati che devo fare. Poi mi sono andato a prendere un caffè. La cosa figa è che sembra Starbucks, ma in realtà è solo il supermercato qua sotto che vende le cose di Starbucks. Keep safe, oh yeah. Poi mi sono preso un Lipton Iced Tea. Solitamente prenderei quello zero calorie. Quello zero calorie. E ho visto che però questo c'ha solo 65 calorie per tutto questo. E poi la pesca, quindi è una bomba, mi piace un sacco. E c'ho la mia solita acqua. Ragazzi, io 2 ore che sto lavorando e ho fatto i programmi personalizzati. Ho anche messo su Instagram il Corona Vanquisher Challenge, quindi andate lì se non mi seguite. Faremo delle live e metto esattamente tutte le regole del challenge. Se volete farlo con me, facciamo una cosa giornaliera. Ora sto leggendo un attimo per vedere se ci fanno partire oppure no, perché appunto stanno chiudendo letteralmente tutto. Quindi non penso che possiamo tornare a casa, però voglio almeno avere la sicurezza o comunque fare la scelta migliore in termini di posti dove stare, che c'è un supermercato vicino, eccetera eccetera. Nel frattempo mi sto mangiando i rimasugli di ieri del pollo. Vi faccio vedere, sembra una bomba, dai, questo lo dobbiamo dire. Questo è orange chicken, quel pollo che mi piace un sacco a me, fatto all'arancia, un pochino fritto, non è il massimo, ma questa è una porzione e sappiamo esattamente i grammi, quindi la riesco a tracciare. C'ho del riso qua, semplicemente fatto al vapore, non ci ho aggiunto proprio niente. E poi c'ho le solite carotine mie e anche un pochino uva. Perché prendo carote e uva? Perché costano meno, come vedete. Tutto questo pacco di carote era 1 euro e questo era 1 euro e qualcosa. Quindi questo sarà il pranzo e qua sto leggendo appunto coronavirus news. Sammy sta ancora lì che non si è mosso da 3 ore. Working life. Eh? Working life, dico, non ti sei mosso da 3 ore. Eh sì, però abbiamo perso tempo ieri e oggi. Quindi... Quando si lavora duramente. Oggi sembri figo, devo dire. Mi piace l'outfit, un po' strano, jeans. Guardate ragazzi, commentate sotto, guarda il culetto. Bello, bello. Però sai che dicono? Che non ti puoi mettere più di 3 colori. E tu c'hai beige, nero, blu, blu scuro e bianco. So 5 se. Quindi facevano 25 gradi 2 minuti fa. E mo sta arrivando l'uragano. Ecco perché sono. Guarda Gigi come gode che c'è il cazzo di sweater, porca troia. Raga, quindi hanno chiuso completamente il McDonald's. Si può solo fare delivery adesso, manco puoi entrare a fare takeaway. Alla grande, c'è pure security là. Sì, c'è security di là. Nemmeno possiamo camminare. Secondo me manco possiamo. Boh, no, secondo me possiamo camminare là. Facciamo una camminata fino alla fine e poi torniamo a casa. Sì. Si pezza. Dobbiamo colpire 10 fino a passare al giorno. Ma vedete che piano piano anche qua chiudono tutto, siamo in lockdown, all'aeroporto lo chiudono dopo domani, quindi stanno avvicinando come in Italia, ragazzi, piano piano anche qua. Eppure IHOP, il famoso IHOP è chiuso, cazzo. Raga, il nostro Subway pure è chiuso. Tutto è chiuso, guarda, c'è sta pure il caffè di Roma. Ragazzi, chiuso. Comunque volevo dire una cosa. Vai. Tutto che è cresciuto in modo esponenziale la gente, come sono tutti vestiti sportivi. Sì, sì, perché sì. La prima cosa che puoi fare, quindi tutti finti sportivi. Tutti finti sportivi che vanno in giro. Però. Che falsi. JBR Walk. Non l'abbiamo mai vista così. La cosa assurda è che io nell'ultimo video, se andate dopo il minuto 15, vi faccio vedere questa zona. Ah. È tutto pieno di gente. Sì, cavolo, cioè veramente. Vi faccio vedere qua, era tutto pieno. Sì. Adesso è tutto vuoto. Greve. Ok, 5 secondi qua e che è successo? Ci hanno detto di ritornare. La cosa che voglio rendere chiara, qui non ci hanno detto che siamo obbligati, non c'è il lockdown obbligato. Sì, c'è non si. Consiglio di stare, di a, stare casa. A casa. Sì. Noi siamo stati a casa tutto il giorno e in polizia sì. Ci andava di fare una passeggiata di 5 minuti. Roba giusto casa. Di fare un giretto. E se è così, è così. Almeno ci siamo mossi un po'. E stiamo rispettando comunque le norme, siamo io pure te, siamo due metri, cioè le stiamo rispettando.
Quindi rispettiamo le regole, non vogliamo più casini, ci abbiamo già avuti. Sì, sì, sì. Adesso abbiamo fatto la nostra passeggiata, siamo felici, a casa, faremo un workout. Sì. Basta. Dai. Un video e io sto cucinando la cena per l'SM, stiamo facendo il nuovo riso bianco e macinato magro 5% grassi e ci andremo ad aggiungere un po' di formaggio. Mi sto anche ascoltando la live di Mariano Di Vaio che stava parlando di business appena finita, abbastanza interessante devo dire. Non è per concludere, più tipo loro ci hanno piano piano approcciato al quarantinamento, cioè, che forse per me e te, se ci quarantinassero, ma noi abbiamo già preso l'appartamento che sta proprio vicino all'aeroporto, noi saremmo pronto appena tipo qualcosa succede che riaprono o altro, noi ce ne andiamo, non è che dobbiamo stare tutto un mese. Anche perché paghiamo per il mese, così paghiamo di meno, però però tipo, proprio perché paghiamo molto di meno, in teoria se a metà aprile dicono potete andarmene, ce ne andiamo. Se riaprono l'Europa ce ne andiamo, we don't feel bad che abbiamo speso di più. Il problema grosso è che succede se quarantino per 3 mesi. Perché magari succede l'apocalisse in Asia e non ci fanno tornare, capito? Sure. Allora noi possiamo stare in quella casa e ci dobbiamo, like, dobbiamo essere adattare veramente. La cosa positiva che se noi siamo insieme è che noi continuiamo a lavorare. Esatto. Siamo uno dei pochi canali su YouTube, di pochi Instagram che è in una situazione dove può continuare a lavorare. Vero. Se pensi a molti altri canali non stanno costando tanto, non stanno creando tanto. Non, purtroppo no per loro, perché no, ma anche perché il contenuto è diverso, escono, fanno che cazzo ne so. Non possono uscire. Io onestamente non credo che sta apocalissa di come è successo in Europa. Non pensi? No. Vedendo come Dubai è, veramente c'è. I don't. I don't see it. It just doesn't make sense. Cioè, anche perché hanno già chiuso Riyadh, com'era? No, hanno chiuso tutto, c'è stato 200, sì, Riyadh. Riyadh, hanno chiuso Abu Dhabi, cioè, si sono chiusi internamente all'host. E ci stanno 200 casi, neanche. Non è mai controllare ancora. Ieri era 200 casi. Sì. Ma per non a Dubai, a UAE. UAE 200 casi, dai. E hanno chiuso tutto. Già prima erano 200. Sì, e in Italia e in Spagna quando hanno chiuso? Tutto, secondo me migliaia di casi, Poi cioè veramente pure il fatto che perché loro si sono preparati, hanno visto quello che è successo in Europa e si sono preparati, e quelli che non si sono preparati se la pigliano nel culo come gli UK letteralmente, sì, che cioè, ogni giorno sa, sì, 250.000, they're asking 250.000 volunteers for NHS. Ragazzi, vi appoggio un attimo qua, aspetta che vi sistemo un attimo. Vediamo se mi si vede, spero mi riusciate a sentire, potrebbe essere abbastanza noisy dietro, ma ho appena finito di mangiare qua la cena, mi sono cucinato, qui sono i rimasugli, ho fatto gamberi con un po' di riso, con un po' di ananas e ci ho messo della salsa di soia, quindi è venuto abbastanza un piatto dolce, ma molto buono e devo dire che mi serviva in questo momento. Ho pensato diverse cose.
La prima è che ho deciso di fare dei vlog o provare a vloggare in una maniera un pochino differente. Molti di voi magari dicono sti cavoli, a me non me ne frega niente, mi piace come vloggi e ci sta in assoluto. Però io col canale, come so continuamente sto ripetendo negli ultimi video, voglio che sia il canale dove voi sapete al 100% che non c'è nessuna persona, che io non mi invento di essere chi non sono e che sono super trasparente con voi, ok? E quindi vorrei provare adesso a iniziare a fare praticamente one take shots, quindi ogni scena sarà un shot senza cuts, così che proprio prendiamo tutto quello che può essere intimo, quello che sbaglio, quello che non sbaglio. Quella è la prima cosa che voglio fare. Secondo luogo, volevo solamente dirvi che cosa volevo dire. Volevo parlare semplicemente, appunto, in Italia stiamo vedendo che è un casino, sempre più morti. Io spero, sono sicuro che ne usciamo fuori, però secondo me, fatemi sapere anche voi, secondo me sarà veramente una crisi nera per il paese. C'è anche gente che dice che stanno comunque censurando alcune cose, non ce la stanno dicendo tutta. Quindi, io la vedo brutta, anche l'IMF, che è l'International Monetary Fund, ha praticamente detto che secondo loro ci sarà una recessione peggiore del 2008. Secondo me, vedendo com'è in Italia, tutti quelli che perdono il lavoro, i business che non vanno, i ristoranti che non vanno, tutte queste cose, anche il mio ovviamente, sono un online coach, cioè senza la palestra io non ho clienti. E quindi secondo me l'Italia, l'economia vivrà un periodo abbastanza difficile dopo che riusciamo a sorpassare questo. Quindi prima la salute, la sanità sarà difficile, poi una volta che passa quello, in generale l'economia non so quanto e come si riprenderà. Speriamo che non ci sia una crisi troppo nera, troppo profonda per tutti noi. Magari invece è come dopo guerra e torniamo a spendere un sacco di soldi. Comunque, non so, ci tenevo a parlarvi anche di queste mie riflessioni. Che momento strano, raga. E l'altra cosa è che comunque sto vloggando di meno, ma volevo iniziare magari domani a vloggare ogni giorno, ma proprio perché non faccio niente. Cioè, sto come tutti voi a casa, quindi mi sento che i vlog sono una palla, però fatemi sapere se comunque, dato che anche voi state a casa, se io faccio dei vlog solo a casa non vi scombussolano troppo. E anzi, se mi dite che volete ancora vlog da casa, io regà vloggo da casa. Secondo me non saranno i più interessanti, ma io no. Bisogna fare do what you got, quindi fai con quello che hai. Quindi se siamo in lockdown tutti a casa, anzi magari è più relatable, è più intimo tra me e voi. Niente, detto questo, io mi sono già allenato, non so se ho messo allenamento prima o dopo di questa clip, mi sono allenato però non abbiamo fatto insieme gli stemmi, quindi magari inserirò un allenamento uguale come l'ho fatto io, ma io l'avevo già fatto prima, quindi non mi rialleno. E niente, questo è tutto. Finalmente la prima volta mi sento bello pieno, la dieta sta andando, non sto andando troppo aggressivo, quindi diciamo che il peso va dai 74,8, 74,9, intorno a lì, quindi nelle ultime due settimane non è sceso, ma non sono troppo preoccupato, io continuo, preferisco fare più lentamente che troppo estremo e poi vedere che perdo massa muscolare, perché già adesso comunque con l'allenamento in casa e il borsone, non mi vedo granché. Yes, questo è tutto, io finisco di mangiare e vi voglio ringraziare se sto ancora qua veramente. Ho pensato di iniziare a fare qualcosa per chi rimane alla fine, quindi ci vediamo nella prossima clip. Io sono letteralmente appena uscito dal bagno, sto ancora qua in asciugamano, ma volevo farvi capire che mi sono anche fatto la barba, che in bagno stavo facendo la doccia e mi è venuta un'idea e ho pensato di inserire questa clip invece di inserirla prima dell'altro, la inserisco dopo l'altro, che così sono sicuro che ci sono solo i mega mega fedeli, che ne so, saremo io e magari una cinquantina di noi massimo in totale, magari anche meno di quello, che siamo arrivati così alla fine e che aspettano, oppure semplicemente sei fatto partire tutto il video e sei qua alla fine per errore. Ma io parlo a tutti quelli che stanno qua ancora guardando e volevo includere questa clip perché per me è molto importante, dirò a Sammy di lasciarla completamente raw senza tagliare niente. Sotto la doccia stavo pensando, questi sono periodo duro e dal coronavirus secondo me dobbiamo trarre un pochino di lezioni. E io da un sacco di tempo ho in testa di fare un progetto che riguarda l'abbigliamento, ok? E vorrei che questo progetto rimanga segreto tra me e voi che siete arrivati qua alla fine. Se ho il vostro supporto, lasciatelo come hashtag Project X nei commenti, così almeno lo so. Praticamente
voglio solo dirvi, raccontarvi una storia. Che praticamente quando io ho iniziato il canale avevo 5.000 iscritti. Ho deciso di fare delle magliette e ho deciso di fare delle magliette di muscoli a vita. E per farlo sono andato, dato che io comunque ho studiato ingegneria della produzione, sono andato a trovarmi tutti i migliori produttori tessili, ne avevo trovati diversi, e poi alla fine avevo fatto 100 magliette prodotte proprio come volevo io in Cina. E di queste 100 magliette penso che nei primi 2-3 mesi ne ho vendute una settantina, ottantina. Tenete conto, questo era quando avevo 5.000 iscritti. Da quel momento l'ho sempre visto come un mezzo fallimento. E da lì, nonostante quello era una delle cose, uno dei miei progetti che proprio a me piace tantissimo, proprio design e fare abbigliamento, perché penso che comunque c'è un grosso manca abbigliamento fatto bene per chi va in palestra a dei prezzi ragionevoli, qualità ottima, e soprattutto che non sia esclusivamente da mettere in palestra performance, ma che ha più una cosa minimalista, che ha più un messaggio che magari uno anche semplicemente in strada, non andando in palestra, voglia mettersi su. Comunque sono andato un po' in una tangente. Avevo fatto questo progetto, 100 magliette, ne avevo vendute 80, e da lì per me è sempre stato un po' un fallimento che non ho mai parlato, e da lì non ho mai veramente preso il rischio di continuare. Forse era perché erano magliette muscoli a vita, forse era perché avevo solo 5.000 iscritti al tempo, ma ho avuto questo blocco che dico no, ho sempre rimandato, ma è sempre stato un mio progetto tipo chiuso nel cassetto. E con l'ultimo periodo, nell'ultimo periodo col coronavirus, ho pensato questo è il momento per prendersi dei rischi. Cioè, dobbiamo pensare che potevamo essere io, potevate essere voi a morire, prendere il coronavirus e morire, giusto? Quindi da qui ho deciso che secondo me c'è un rischio, però è una cosa che ho sempre voluto fare nella vita, raga, tipo fare il mio abbigliamento e fare il migliore abbigliamento possibile. E quindi soprattutto negli ultimi video stavo facendo uscire questa idea di Kaizen, ho voluto costruire questa idea di miglioramento continuo e change for the better. E qual è il modo migliore se non creare un abbigliamento che corrisponda a questo, corrisponda al voler continuamente migliorare, e che quindi la gente che può supportare questo brand è gente che si vuole spingere ogni giorno, vuole continuare a migliorare. E non lo so, avere un abbigliamento che rispecchia questo, e sapendo che un sacco di altra gente che porta questo abbigliamento ha la stessa mentalità, è una cosa che secondo me voglio iniziare, e quindi sarà un rischio che prenderò. Voglio letteralmente costruire da zero tutto un brand basato su Kaizen, sulla filosofia Kaizen, e non lo so, sarà un grosso rischio, ovviamente investimento di soldi in questo momento, ma come detto, col coronavirus perché non prendere un rischio adesso, soprattutto perché è una cosa che costantemente da 4-5 anni, ogni volta che vedo Sammy, ogni volta che vedo Ele, costantemente ne parlo, e non ho mai fatto il primo passo. Quindi voglio anche farvi vedere a voi che se voi avete un progetto, magari questo vi dà la forza di fare un primo passo. E quindi sì, pensavo alla fine di ogni video di fare queste clip e parlarvi del brand, di tutto, tenendolo in segreto, quindi nessun altro lo saprà, solamente io e voi che siete rimasti qua fino alla fine, e parlarvi di tutto, parlarvi dei numeri, parlarvi del design, parlarvi del sito, parlarvi di tutte le piccole cose che vi possono aiutare a comprendere di più il messaggio Kaizen. E vedremo insieme, se fallisce, fallisce, ve lo dirò molto apertamente, è un rischio che prendo, vi spiegherò quello che proverò a fare per venderlo, se fallisce, fallisce. Però intanto almeno fallisco, però sapendo che almeno ho provato a portare avanti un progetto che è da 4-5 anni che mi dico che porterò davanti, e che non ho mai fatto, ho sempre lasciato perdere, non so nemmeno perché, ma perché sì, secondo me avevo paura del fallimento, raga, e tipo non mi piace fallire, però appunto, uno deve mettersi fuori dal comfort zone per far appunto succedere e accadere le cose importanti, come per me con questo canale, che alla fine, non lo so, alla fine un giorno ho detto vabbè, inizio senza pensare a nessun altro perché lo volevo fare io stesso. Vabbè, 6 minuti di clip finale, mi dispiace un sacco, raga, e grazie di cuore di essere ancora qua a guardare. Fatemi sapere cosa ne pensate lasciando, anzi fatemi sapere se ho il vostro supporto su questo, basta che lasciate hashtag Project X qua sotto nei commenti. Io vi ringrazio tutti per la visualizzazione, e penso che se questo vada bene, ogni video possiamo fare queste clip finali.